L'unico problema è la disidratazione. Devo trovare un corso d'acqua. Andiamo a vedere se posso trovare una sorgente più giù. Ho sentito un po' di acqua che scorre. Andiamo! Ho trovato questa piccola pausa. Sempre meglio di niente. Vediamo se posso bere un po' d'acqua. Vedete? È un po' torbida quest'acqua, però basterà filtrarla con la canottiera e dovrebbe essere molto potabile. Vediamo che cosa posso fare. Mi sono qui spostato qui all'ombra per filtrare l'acqua, così sono meno a rischio di disidratazione. Vediamo cosa posso fare. Basta togliersi la maglia. Prendere la canottiera. Così. Mettere l'acqua così, prendere una bottiglia dove andrà a finire l'acqua, sarà così, ecco qui, l'acqua l'abbiamo filtrata, vediamo cosa è rimasto dentro, vedete è ancora un po' nera, però è molto buona. Terribile, però questa mi aiuterà a sopravvivere. Andiamo a vedere se posso trovare qualcosa da mangiare. Andiamo. Veramente che fortuna. Ho trovato un nido. Vediamo se c'è dentro qualcosa da mangiare. C'è. Passami la telecamera. Ok. Tieni. Siamo stati fortunati a trovare quest'uovo. Questo è molto ricco di proteine e molto utile per la sopravvivenza. Vediamo se posso trovare un modo per cucinarlo in questa foresta. Purtroppo non posso accendere il fuoco perché ci sono i ribelli che potrebbero accorgersene e catturarmi. Quindi devo trovare un altro modo. Andiamo! Questo è l'uovo che abbiamo trovato prima. Vediamo se riesco a cucinarlo in qualche modo. Ho trovato una pietra qui. E con questo sole, qua sul deserto, è molto arroventato. Oh, quanto scotta! Vediamo se riesco a cuocerlo su questa pietra. Questa sarà almeno 60-70 gradi di temperatura. Proviamo. Ok. Purtroppo questa pietra è piccola. Aspettiamo solo un momento. Alza. Alza. Vedete come si è cotto bene? Forse un po' troppo. Proviamo a vedere com'è. È buono. È buono, buono. Proviamo un po' di rosso, che questo è ricco di proteine. Proviamo. Buono, buono, però devo mangiare poco, non posso mangiarlo tutto perché se mangio troppo dopo consumo troppo liquido per la digestione e qui siamo a rischio di disidratazione, quindi andiamo. L'allenamento produce le endorfine che sono molto utili per la sopravvivenza. La mia missione è arrivata al termine. Gli ho insegnato come sopravvivere in questo deserto. Ora salirò su quel monte e attendo l'elicottero che viene a prendere. Andiamo!